Oggi siamo qui riuniti per giudicare Giuseppe Sapio e per stabilire la sua colpevolezza di idiozia. Sono qui per documentare, con delle prove e delle testimonianze, che Giuseppe Sapio merita la ghigliottina dell'idiota. Ma prima di cominciare, sigla. Oscuro divieto. Eri? 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 Eccoci qui per giudicare Giuseppe Sapio. Prima di tutto voglio presentare Giuseppe Sapio, che è un bimbetto napoletano tra i più idioti che abbia mai visto. Questo personaggio, infatti, giustifica qualsiasi idiozia che fa, e ne fa veramente tante, con la frase "Sorrido sempre, ciao". Ecco qui un contributo video. Cioè, ragazzi, stamattina mi sento un gatto e ho molta fame. Guardate il mio bel pesciolino. Oh, giocherellone, guardate come si muove. Non nascondetevi, abbiate il coraggio di guardare. Ah, com'è buono. Ciao, ragazzi, sorrido sempre, ciao. Avete mai visto un concentrato tale di merda in così pochi secondi? Ecco, Giuseppe Sapio ci è riuscito. Ha questo talento straordinario. Riesce, in pochi secondi, a fare una stronzata così grande da mettere in secondo piano qualsiasi altro personaggio mai visto prima. È un coglione come se ne vedono veramente pochissimi, come ne nasce uno ogni 100 anni. Pensate per un attimo ai grandi personaggi che sono nati in Italia: Dante Alighieri, Leonardo da Vinci. E ora, nella nostra epoca, è nato Giuseppe Sapio. Ecco quello che ci meritiamo, questo Justin Bieber del trash. Non che l'originale già sia tutto questo splendore. Il suo motto detestabile, pronunciato da lui, avrebbe anche un senso in un contesto diverso, visto che "sorrido sempre ciao", nella sua concezione, vorrebbe dire andare avanti e fregarsene delle critiche. Ma questo ha un senso se fai qualcosa di valido, se porti avanti un'idea o un valore, come Galileo Galilei che sosteneva che è la Terra a ruotare attorno al Sole. Ma quello è il caso opposto, in cui un pensiero si scontra con la coglionaggine e la superstizione del gregge di idioti. Qui invece abbiamo uno che per tutta la merda che produce, tra le cose che dice e quelle che fa, ha un tanfo che si sente a 10 km di distanza. Ma ora bando alle ciance. Chiamiamo il primo testimone che mostrerà con un contributo video come un suo parente sia stato importunato da Giuseppe Sapio e le sue idiozie. Buona Pasqua a tutti! L'ultimo! È nato Pulcino, guardate! E adesso gli do un bel bacino. A te non ti mangio, ti amo. Sorridiamo sempre, ciao! Come potete vedere, Giuseppe Sapio non si risparmia e non solo rompe i coglioni a noi esseri umani, ma pure agli animali. E la sorte migliore è toccata al pesce rosso, che almeno non ha sofferto troppo, visto che è stato subito mangiato da Giuseppe Sapio, anziché sorbirsi tutte le sue stronzate.
voglio portare un'ulteriore prova che dimostri che Giuseppe Sapio è meritevole della ghigliottina e nessuno può salvarlo, neppure la sua famiglia, perché, come potete vedere, sua madre è la prima complice che lo spinge a realizzare video nella speranza che, così facendo, il figlio possa ottenere popolarità e soldi. Ma la popolarità va bene se è un talento, non se ti sputtani completamente facendo video idioti in giro per la rete. Voglio infine portarvi il mio ultimo testimone, Bugman. Dimmi, cosa ne pensi di Giuseppe Sapio? E soprattutto, sei caduto anche tu nella sua trappola? Raccontaci un po'. Cosa ne pensi di Giuseppe Sapio? Penso che averci fatto la parodia significa che quello che penso su di lui è molto negativo. Ma andiamo con ordine. Cosa sappiamo di lui? È un bimbo minchia, rompicoglione a tutti gli effetti. Fa video stupidi solo per guadagnare views e farsi notare e guadagnare anche soldi. Sinceramente, tutti quei 2000 iscritti che c'ha, circa, so il 99,99%, sono tutti persone che lo insultano in ogni video che fa e gli mettono un sacco di non mi piace. Io ho visto tutti i suoi video e posso sinceramente dire che lui non è uno YouTuber, perché fare video di 20 secondi stupidi, senza senso, non è essere YouTuber, ma è essere un cretino deficiente, coglione del cazzo che non fa neanche un video bello, perché li fa tutti col telefono e anche male. Ho visto io un video suo di un barbone. Io credevo veramente che lo stava aiutando veramente un barbone, perché ci ho creduto veramente come un idiota. Veramente ci ho creduto come un idiota. Invece era solo un suo cugino, sicuramente frocio pure, perché si è fatto incolare proprio da lui. E io ci sono cascato come un idiota. Oscuro? Ghigliottina? Sinceramente ha rovinato la sua reputazione, ma non solo la sua, ma proprio anche quella di sua madre, perché ci ha fatto pure un video con lei, e anche di suo cugino frocio, e anche della sua ragazza, che sicuramente l'ha pagata con i soldi che guadagna su YouTube, perché sicuramente non è la sua ragazza, sicuramente. Per me, nella classifica dei YouTuber di merda, non va al terzo posto che ci va Vincenzo Ruggero, quello che odia Favij. Non in seconda posizione che ci sta Rosario Muniz perché ha la figa nel culo. Ma no, lui è al primo posto per essere il YouTuber più deficiente, cretino, rompicoglioni di tutto l'universo. Questo è quello che penso su Giuseppe Sapio. Grazie. Grazie Bugman, sei stato molto preciso e chiaro. Beh, abbiamo sentito i testimoni e abbiamo esaminato le prove. E in qualità di difesa, accusa e giudice, visto che voi non contate un cazzo, giudico Giuseppe Sapio colpevole di idiozia e per questo dovrà subire la ghigliottina sull'idiota. Quindi vi saluto, branco di idioti, e per te, Giuseppe Sapio, ghigliottino sempre ciao.